Mentre il dibattito sull'utero artificiale è stato ormai sdoganato, ecco un'altra innovativa impresa della scienza che ci traghetta dalla fantascienza alla realtà. Gli scienziati del Weizmann Institute di Israele hanno infatti creato i primi embrioni di topo sintetici al mondo, in un processo che rende spermatozoi, ovaie, fecondazione e utero elementi superflui per la riproduzione. Il team di ricercatori israeliani, guidati dal genetista molecolare Jacob Hanna, è riuscito a creare in laboratorio questi embrioni sintetici per mezzo delle cellule staminali dei topi. Si è infatti osservato come queste cellule possano essere stimolate artificialmente ad autoassemblarsi in strutture al 95% simili ad embrioni naturali, perlomeno nella loro fase iniziale, con la formazione del tratto intestinale, del cervello e del cuore e delle cellule necessarie a mantenere una gravidanza. I prototipi di embrione sintetico sono stati coltivati al di fuori dell'utero, in un bioreattore, che ha quindi permesso agli scienziati di osservare direttamente il processo di formazione degli organoidi. Questo ha dimostrato, dicono i ricercatori, che gli embrioni di mammifero possono crescere al di fuori dell'utero se viene fornito loro il giusto supporto nutrizionale. Gli embrioni sintetici creati dal team israeliano non sono sopravvissuti per l'intera durata del ciclo embrionale naturale del topo, tuttavia gli scienziati sono entusiasti per le implicazioni della ricerca in termini di studio delle prime fasi dello sviluppo umano e di riduzione della sperimentazione animale. L'impatto maggiore di questo lavoro, si legge inoltre su Stat News, è la possibilità di essere applicato un giorno ad altre specie, compresi gli esseri umani. Secondo Jacob Hanna, infatti, in termini di ricerca, gli embrioni sintetici possono rappresentare un'alternativa eticamente più accettabile rispetto agli embrioni naturali e nel lungo termine potrebbero offrire nuove fonti di cellule e tessuti per il trapianto umano. Proprio allo scopo di finanziare in tal senso la ricerca, Hanna avrebbe fondato la startup Renewal Bio. Sarebbe dunque opportuno definire quanto prima il limite di ciò che è eticamente accettabile. Il dibattito è infatti aperto e da qui all'accettazione degli embrioni umani sintetici il passo potrebbe essere breve. Servizio di Elisa Angelone per TG Sole 24.